Allora, buongiorno, grazie a tutti quelli che si sono collegati o che si stanno collegando. Spero che questa prima chiacchierata, è la prima di un ciclo che io mi auguro più breve possibile, perché mi auguro che quanto prima potremo riprendere a rincontrarci nelle occasioni formali e informali alle quali eravamo abituati. Ma questa prima chiacchierata serve in qualche modo a ricominciare a parlare assieme dei problemi anche inediti che ci troviamo e ci troveremo ad affrontare per effetto di questa pandemia, per effetto delle sue ricadute sulla salute innanzitutto delle persone, ma direi anche sulla vita delle comunità, una vita quanto mai anomala, quella che stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane. È una vita che sarà evidentemente anche molto difficile quando affronteremo il problema della ripresa economica. Allora, io inizio questa breve conversazione. Gli esperti mi dicono che su Facebook questo tipo di formati di conversazione non debbano mai superare i 20-25 minuti e quindi io mi atterrò a questi limiti di tempo. Cercherò di rispondere anche a qualche domanda se nel frattempo mi arriverà e magari se non riuscirò a rispondere a tutte ne prenderò nota e risponderò nel corso della prossima trasmissione. Allora, innanzitutto inizio con una considerazione di fondo. Io lascio agli esperti, ce ne sono tanti. Sono preparati, sono impegnati in prima linea, sono medici, sono scienziati e sono ricercatori, parlare dell'epidemia, parlare del coronavirus. Ritengo invece che sia una mia responsabilità condividere con le persone, anche in questo momento, qualche riflessione o qualche considerazione su quello che succederà. Su quello che succederà immediatamente dopo, perché noi sappiamo benissimo che tutto ciò sta creando le premesse di una profonda crisi economica e sociale e ci vorrà uno sforzo collettivo, ci vorranno idee straordinarie, ci vorranno anche capacità straordinarie per poter superare questa situazione. La crisi sarà durissima e la ripresa sarà difficile. Quanto difficile dipenderà anche da molte scelte. Sappiamo che in queste settimane si gioca una partita decisiva a livello europeo. Bene gli orientamenti della Commissione europea, bene l'atteggiamento dopo il primo scivolone della Presidente Lagarde della Banca Centrale Europea, ottusi i capi di governo di alcuni stati, richiamati giustamente anche dal Presidente Mattarella alla responsabilità collettiva di un'Europa capace e di un'Europa solidale. Io spero che noi vinceremo questa battaglia per un'Europa che sia in grado di affrontare insieme questa emergenza, perché penso che dobbiamo vincere con un'idea di Europa e non cedere alla tentazione che magari qualcuno ha di scappare dall'Europa. Occorrerà uno sforzo straordinario. Occorrerà uno sforzo straordinario in termini anche di estensione del debito pubblico e per questo le richieste, le proposte che l'Italia, la Spagna, la Francia, la Slovenia, il Belgio e altri paesi stanno formulando in sede europea dovranno trovare una risposta adeguata. Come saranno i prossimi mesi? Ma sono mesi in cui evidentemente non devono essere lasciati soli i cittadini, non devono essere lasciate sole le imprese, non devono essere lasciati soli i lavoratori. Il primo decreto del governo ha indicato alcune prime risposte all'emergenza, molte giuste e azzeccate, qualcuna probabilmente da rivedere. Certo ci vorranno altri e più importanti investimenti nei prossimi giorni, è già annunciato un secondo decreto. Allora, cominciamo con lo sgombrare il campo dalle stupidaggini, scusate. Non sarà possibile avere
un anno a tasse zero per tutti quanti. Non sarà possibile perché già così ci sarà una contrazione comunque di entrate per lo Stato, e mentre c'è una contrazione di entrate per lo Stato, perché la produzione di ricchezza sarà di molti punti inferiore al previsto, ci sarà inevitabilmente un aumento della spesa. Di spesa per la sanità, di spesa per gli ammortizzatori sociali, per la cassa integrazione, di spesa per ricreare le condizioni di normalità per il paese e per cercare di salvare quanto più possibile il nostro sistema produttivo. E allora pensare che tutto quanto possa essere fatto con lo slogan delle tasse zero è un modo per agitare i problemi, ma non per risolverli. Certo, si possono sospendere i pagamenti per un adeguato periodo, certo, si possono introdurre agevolazioni e per chi non ce la fa a pagare immediatamente e magari pagherà con una certa diluizione, ma poi alla fine lo Stato deve continuare a funzionare. Per continuare a funzionare deve pagare i dipendenti della sanità, deve pagare i dipendenti dell'istruzione, deve pagare gli insegnanti, deve poter finanziare la cassa integrazione, deve poter pagare le pensioni, altrimenti noi rischiamo un drammatico blackout non solo economico, ma anche sociale. E allora, evidentemente, auspicando che ci sia quanta più materia possibile per interventi efficaci dello Stato da questo punto di vista, auspicando che vinciamo la battaglia sulle condizioni del fondo salva stati e anche la battaglia per l'emissione dei cosiddetti Eurobond, veniamo però ad alcune cose per intanto immediate, alcune delle quali ci toccano anche molto da vicino. E mi riferisco evidentemente al sistema produttivo e al sistema economico locale. Allora, innanzitutto, chi deve fare fino in fondo la sua parte in questa fase sono le banche, sono gli istituti di credito che devono erogare credito alle imprese, devono mettere le imprese e i cittadini in condizione di avere una liquidità di transizione. Una liquidità di transizione a basso costo, per fortuna i tassi in questo momento sono bassi, una liquidità restituibile nel medio periodo, che vuol dire insomma ossigeno per poter ripartire, per poter riprendere evidentemente alla ricerca della costruzione di una normalità quando saranno passate queste settimane di emergenza sanitaria totale. Lo Stato, la Regione stanno alzando i plafond di garanzia sul credito che le banche possono dare ai propri clienti, ma è indispensabile che anche qui il sistema bancario faccia uno sforzo. Questa volta deve essere all'altezza. Rigidità, ottusità burocratiche, vincoli che appartengono ad un'altra stagione, oggi come oggi non sono comprensibili. Anche le banche devono metterci una quota di rischio. Bene, bene la direttiva della Banca Centrale Europea di congelare la distribuzione dei dividendi ai soci delle banche. Un amico, Stefano, ne aveva parlato l'altro giorno, proprio mentre la Finlandia assumeva un orientamento di questo tipo. Bene, perché le banche in questo momento devono aumentare la loro capacità patrimoniale per metterle al servizio della comunità della quale sono parte. La seconda proposta che abbiamo fatto nei giorni scorsi, oggi ho visto che il sindaco l'ha ripresa nella sua intervista sul Piccolo e ne sono lieto, è quella della grande responsabilità della pubblica amministrazione in quanto stazione appaltante, soprattutto quando ha una importante liquidità. Questo è il caso del comune di Trieste, che per fortuna, per una tradizione di amministrazione che va indietro di decenni, ha sempre avuto una solidità patrimoniale, economica e quindi una buona disponibilità di liquidità finanziaria, di pagare più possibile e prima possibile ciò che deve pagare. Mi riferisco agli stati di avanzamento dei cantieri che vedono impegnate ad esempio le imprese edili, mi riferisco agli stati di avanzamento dei lotti di manutenzione,
Mi riferisco agli ultimi pagamenti a quelle tante piccole imprese cooperative impegnate nei servizi pubblici, impegnate nelle biblioteche, nei musei, nelle scuole, nel sociale, che tra l'altro hanno visto in questa fase in molti casi sospesa la loro attività e quindi sospesa la loro fonte di reddito. È importante che siano pagati tempestivamente i lavori e le prestazioni che sono state eseguite. Mi riferisco anche a quei soggetti che magari attendono contributi che hanno rendicontato da tempo. Mettere soldi in circolazione in questo momento serve alla comunità. Può servire a pagare degli stipendi, può servire ad anticipare magari una cassa integrazione ai lavoratori in attesa che ci sia il rimborso dall'INPS, può servire a pagare un fornitore che attende di essere pagato. Serve insomma in qualche modo a dare ossigeno all'economia locale, all'economia fatta di imprese, fatta di cooperative, fatta anche di associazioni, fatta anche di volontariato. Insomma, il pubblico faccia uno sforzo straordinario all'altezza di questa situazione anche da questo punto di vista. Ma oggi voglio soffermarmi in particolare su un aspetto che riguarda, se vogliamo, quello che andava meglio dell'economia locale prima del coronavirus, perché il dato certo è che noi da 7-8 anni assistevamo a un vero e proprio boom del turismo in questa città, frutto di evidentemente di una scoperta, frutto anche di scelte, frutto di un miglioramento della qualità dell'accoglienza, e abbiamo visto partire anche gli investimenti, quindi per nuove strutture alberghiere, per nuovi residence, per bed and breakfast. Insomma, io sono tra quelli che sono convinti che non si possa vivere solo di turismo, ma sicuramente il turismo è una parte importante. Oggi il turismo rischia di essere in ginocchio perché sappiamo qual è la situazione contingente, ma sappiamo anche quanto lenta e faticosa e incerta nei tempi sarà la ripresa di una normalità da questo punto di vista. E sappiamo che poi il turismo vuol dire molte altre cose, vuol dire pubblici esercizi, vuol dire rete commerciale, vuol dire insomma la possibilità di far vivere una parte importante dell'economia locale. Ecco, mi soffermo su un tema, guardate, senza nessuno spunto polemico, ma semplicemente perché serve innanzitutto una riflessione alle categorie economiche che sono le titolari vere di questa proprietà. Noi abbiamo da molti anni, credo da 10-12 anni, forse anche qualcosa di più, abbiamo una cifra estremamente importante, abbiamo 8-10 milioni di euro, credo, accantonati con l'obiettivo di realizzare il cosiddetto acquario o parco del mare, un progetto nato nel 2004, secondo molti diventato per certi versi vecchio. Io credo forse dopo questa epidemia destinato a diventare ancora più vecchio e per certi versi forse irrealizzabile. Perché dico questo? Io dico questo perché penso che usciremo da questa crisi con una modifica importantissima dei comportamenti delle persone, direi su scala globale. Credo che questa crisi, al di là delle ipotesi sulle cause determinanti di questa pandemia, porterà ad esempio ad accentuare ulteriormente la sensibilità su dove sta andando il nostro pianeta, sulle questioni ambientali, su come noi stiamo consumando le nostre risorse. E quindi credo che se già tutti i contenitori di animali in cattività, zoo e parchi acquatici, evidenziavano una tendenza, diciamo pure alla crisi, derivante da una fortissima e diffusa sensibilità, soprattutto fra gli strati più giovani della popolazione, rispetto al tema della,
della gestione degli animali in cattività e così via dicendo. Io credo che questa sensibilità sia destinata inevitabilmente a crescere, sia destinata inevitabilmente a crescere soprattutto fra gli stati giovani della popolazione, e credo che questo determini anche un invecchiamento di opportunità che in qualche modo fino a poco tempo fa sembravano magari attuali. Se poi pensiamo che un piano economico di un investimento di questo tipo guarda a 20-30 anni per la sua conclusione, ecco che i punti interrogativi su come tutto questo cambierà nei prossimi 20-30 anni diventano punti interrogativi estremamente, estremamente importanti. Ma c'è di più. Vicino ai soldi accantonati dalle categorie in Camera di Commercio servono altri 8-10 milioni di fondi pubblici per consentire poi il cofinanziamento del privato. Ebbene, noi pensiamo veramente che nei prossimi tempi, con gli impegni su tutti i fronti, sul fronte sanitario innanzitutto, sul fronte degli incentivi alle imprese, sul fronte degli ammortizzatori sociali, sul fronte del sostegno alle persone in difficoltà, ci potranno essere nel breve termine 8-10 milioni da accantonare per questo progetto. La realtà è che quindi questo progetto rischia di andare molto per le lunghe, rischia di andare molto avanti, rischia di arrivare ancora una volta fra troppi anni, rischia di arrivare troppo tardi, soprattutto per il turismo che ha bisogno di ripartire in fretta, perché le imprese del turismo, dei servizi, del commercio di questo territorio avranno bisogno di ripartire subito, non potranno attendere 4-5 anni. E allora le categorie economiche riflettano se questi 8-9 milioni, 10 milioni, non so la cifra precisa, ma una cifra comunque importante, non possano essere preziosi in questo momento per investimenti che possano avere ricadute in tempi più brevi per la ripresa turistica della nostra città. Faccio qualche esempio: sostenere il progetto avanzato di offerta congressuale, di industria congressuale, reso possibile dal prossimo completamento di un centro congressi, e magari sostenere anche gli investimenti finali di questo centro congressi. Sostenere l'offerta di servizi per creare un'area integrata di cui Trieste possa essere il perno centrale, insomma, per creare quell'integrazione fra città e territori circostanti. Penso all'Istria, penso al Carso, penso al Coglio, che rappresenta una chiave importantissima del successo possibile di quest'area straordinaria per certi versi, per la sua diversità nel giro di pochissimi chilometri. Sostenere le imprese che, fiacchiate da questa crisi, dovranno però investire per ripartire, perché le imprese che non lavorano e non incassano in questo momento, dopo, con una situazione difficilissima di liquidità, dovranno ripartire e investire. Lì ci sono risorse importanti, sono delle categorie, ma le categorie discutano evidentemente anche loro. È giusto chiedere i soldi allo Stato, è giusto chiedere i soldi alla Regione, ma è giusto anche decidere il modo migliore in cui spendere svariati milioni di euro che sono stati accantonati. Vedo che ci sono alcuni contributi, alcune domande, io cerco di coglierli evidentemente nel modo che mi sarà possibile ancora in questi pochi minuti. Parto da Adriana è un'artigiana che conosco bene anche perché so con quanta fatica ha condotto e conduce la sua attività. Adesso è chiusa, ma continua evidentemente a dover sostenere tutti gli impegni, l'affitto, i mutui e così via dicendo. Ad Adriana dico solo: da un lato speriamo che duri meno possibile e che possa riaprire prima possibile, e per intanto credo che, al di là della sospensione degli adempimenti verso lo Stato, le condizioni di sospensione dei mutui e dei pagamenti, delle rate, dei finanziamenti
in essere debba essere la più rapida e la più piena possibile. E le banche credo debbano evitare l'abitudine di perdersi troppo in questo momento in valutazioni circa la certezza del credito che vantano, le possibili incertezze, perché se si perdono troppo in queste valutazioni rischiano di far danni devastanti, diventeranno incerti molti più crediti a quel punto e sarà in discussione anche il futuro delle banche. Lo Stato ci mette molto in termini di garanzie, lunedì in Consiglio regionale discuteremo anche di ulteriori garanzie integrative della Regione, ma ripeto, in questo momento al centro di tutto deve essere la capacità dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, delle partite IVA di poter sopravvivere a questa fase per poter ripartire. E condivido, confermare ESOF 2020 sarebbe importante anche perché rappresenterebbe il via a questo progetto del centro congressi, e Barcolana mi auguro proprio che si faccia, perché sarebbe evidentemente anche un'occasione di ripartenza con un nuovo grande lancio della centralità di Trieste all'attenzione di un mercato turistico internazionale, e condivido anche che sul turismo del tempo libero, il cosiddetto leisure, ci vorrà molto tempo, anche perché tutti i paesi usciranno con tempistiche magari diverse dall'emergenza, tutti i paesi avranno una contrazione dei redditi e dei consumi, e quindi investire sul turismo congressuale, il cosiddetto turismo business, rappresenta nell'immediato la condizione per una parziale ripartenza. Leggo evidentemente critiche sulla farraginosità delle banche, le condivido, le ho parlato con diversi imprenditori anche in questi giorni. Credo che un po' tutti, la politica, noi, le associazioni di categoria, in questo momento devono esercitare una pressione fortissima, perché anche il mondo del credito, così come, fatemi dire ancora una volta, i capi di governo di Austria, Germania e di Olanda e così via dicendo, si rendano conto che siamo entrati in un altro mondo, che il mondo che esisteva fino a un mese, due mesi fa, in questo momento non è più il mondo che possiamo sostenere. E il costo della burocrazia regionale, anche questo sarà un tema evidentemente da approfondire per quel che mi riguarda, per quella che è l'esperienza che sto facendo da 20 mesi a questa parte, che mi porta anche a occuparmi direttamente come relatore di minoranza del bilancio, sono ovviamente disponibile ad approfondirla. E vedo una domanda sulla questione ferriera, Luigi. Sulla questione ferriera io ho scritto un post ieri, l'area caldo ha chiuso, decisione ormai inevitabile, e credo che sui se e sui ma a questo punto non abbia senso perdersi. Per molti cittadini è comunque una notizia di sollievo, io lo so, anche perché sapete la frontiera in cui sono stato impegnato per alcuni anni, e sapete anche il prezzo che ho pagato per l'onestà di posizioni che i fatti successivi hanno solo che confermato. Allora io dico solo che chi ha vantato il merito della conclusione dell'area caldo della ferriera, garantendo i posti di lavoro per tutti, non pensi di potersi nascondere quando i posti di lavoro dovranno essere garantiti a tutti i lavoratori dell'area caldo e dell'indotto che perdono il lavoro a causa della chiusura dell'area a caldo. Se queste garanzie saranno confermate, se queste garanzie saranno confermate attraverso nuovi insediamenti industriali, guardate, nessuno avrà sicuramente nostalgia della coccheria. Vado avanti, ecco, Stefano mi ha scritto del blocco dei dividendi delle banche, dicevo prima che per fortuna c'è questa
forte direttiva della Banca Centrale Europea di ieri, credo che anche, sono d'accordo, anche sulla centrale rischi e sulle regole della centrale rischi in questo momento serva un'azione straordinaria, credo serva un'iniziativa anche del Ministero dell'Economia, non perché bisogna dare soldi a tutti, ecco, senza valutare la loro capacità di restituirli, ma perché siamo arrivati nel tempo a degli eccessi in senso opposto e da questi eccessi dobbiamo rientrare. E, Luciana dice sì, siamo tutti quanti d'accordo evidentemente che le imprese si riprendano a lavorare quando devono garantire la prevenzione e riprendano a lavorare quando possono garantire la prevenzione. Io mi auguro, guardate, che gli indicatori, che le curve che in questi giorni vanno ancora un po' con dei sali scendi, per cui un giorno tiriamo un sospiro di sollievo, un giorno ci allarmiamo, che la curva inizi una discesa che consenta prima possibile una parziale, graduale riapertura delle attività. Comportamenti prudenti, comportamenti attenti, credo dovremo averli per molto tempo. Ma mi auguro che prima possibile siano compatibili questi comportamenti prudenti e attenti con la possibilità di far ricominciare a lavorare molte attività. La centrale rischi è di Banca Italia, giusto, per questo ho parlato di una moral suasion del Ministero dell'Economia. Scusate, ma a parlare da soli tanto tempo, devo dire la verità, mi fa piacere ricevere diversi messaggi e quindi vedere che c'è una partecipazione che mi incoraggia anche a continuare con questa esperienza nei prossimi giorni, però in queste giornate sto sperimentando come tanti di voi tutta una serie di modalità di relazione, Skype lo conoscevamo tutti, altre modalità di teleconferenza. Lunedì faremo un consiglio regionale in teleconferenza per approvare una nuova legge con provvedimenti dettati dall'emergenza coronavirus. Però c'è una grande nostalgia del contatto diretto, dell'incontro diretto, della possibilità di ritrovarsi e parlare in una sala, di parlare anche in un luogo informale, insomma di discutere. Ecco, leggo Alexander Ross, gestore del caffè San Marco, dice una cosa molto precisa, è già il punto di vista di un imprenditore. Gli chiederò magari in occasione di una prossima puntata a lui e ad altri anche di intervenire in diretta. Questa era un po' una sperimentazione, mi è costata già una fase preparatoria in termini di adattamento tecnologico non banale. Come vedete, sono ancora uno che legge i libri cartacei, non legge i libri sull'iPad, ma con la prossima trasmissione io conterei di avere alcuni contributi in diretta. E qui per intanto chiederò anche ad Alexander Ross di dire la sua è un'attività importante, un'attività di grande successo in questi anni, un'attività anche di grande attrattività d'immagine per Trieste. Dice i soldi del Parco del Mare vadano a garantire in questa fase le aziende. Mi sembra un messaggio, se non altro, su cui i presidenti delle associazioni di categoria che governano evidentemente la Camera di Commercio possano tenerne conto e possano ricevere. Vedo che ci sono altre domande, siamo già arrivati alla mezz'ora, ma sono consapevole, non mi sottrarrò a nessuna, quindi io per intanto vi ringrazio di essere stati insieme questa mezz'ora. Vedo che arrivano proposte anche sui prossimi temi da parte di Ivan e altre richieste, Stefano e altri. Allora io pubblicizzerò con anticipo la prossima,
la prossima trasmissione. Cercherò magari di finalizzare dopo questa chiacchierata generale meglio anche i temi puntuali. Chiederò ad Alex e magari anche ad alcuni altri operatori di condividere degli interventi in diretta. Per intanto io vi auguro di passare meglio possibile queste giornate. Ieri ho fatto una battuta su Facebook, ho detto che è arrivato il fine settimana, finalmente possiamo stare 2 giorni a casa. Bisogna anche un po' scherzarci sopra, sapendo che non è facile scherzarci sopra. Ci manca l'aria, ci manca la possibilità di passeggiare, ci manca il poter vedere le persone care. Guardate, io ieri mi ricordavo che sono 3 settimane che non vedo fisicamente i miei nipoti, mi consolo con le videotelefonate su WhatsApp, ma sapete che non è la stessa cosa. Cerchiamo di passare meglio, cerchiamo di restare a casa, cerchiamo di resistere, cerchiamo di far durare questa fase meno possibile e poi cerchiamo di ripartire tutti quanti assieme. Per intanto un abbraccio, nei limiti del possibile una buona domenica di libri, di televisione, di tutto quello che potete fare per stare meglio possibile. Grazie a tutti e a presto.